È stato presentato a Teggiano al complesso monumentale della Santissima Pietà il progetto Cittadinanza e Costituzione, la scuola in comune. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale guidata da Michele Di Candia, è giunta al terzo anno. Diffondere la cultura della legalità e la conoscenza della Costituzione italiana nelle scuole. Questo è l'obiettivo del progetto che coinvolge gli istituti di istruzione superiore Sacco di Sant'Arsenio, Pomponioleto di Teggiano e i piccoli studenti dell'Istituto Maestre Pie Filippini di Teggiano e dell'Istituto Comprensivo di Teggiano. L'incontro, nel corso del quale è stato presentato il progetto, è stato moderato dal giornalista Pasquale Lapadula. È un progetto per noi importantissimo, proprio per questi aspetti che lei sta sottolineando. Intanto per il tema, cioè la legalità, il rispetto della Costituzione e la possibilità quindi che offriamo ai nostri studenti di approfondire queste tematiche. Noi formiamo i cittadini del futuro e quindi è importante che sviluppino consapevolezza rispetto a concetti quali legalità, quali appunto conoscenza delle regole e di quelli che sono i propri diritti e i propri doveri. Noi siamo il secondo anno come istituto che partecipiamo a questa iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Teggiano e immediatamente accolta dalla nostra dirigente dottoressa Murano. Perché questo progetto per noi è importante? Non solo perché affronta un tema sempre quotidiano, quale il rispetto delle norme, la solidarietà, la democrazia, la libertà. È importante perché credo sia uno dei pochi progetti che parte dalle istituzioni e coinvolge la scuola, generalmente è sempre il contrario, quindi noi abbiamo accolto veramente con entusiasmo questa iniziativa e devo dire che i risultati conseguiti l'anno scolastico precedente sono stati eccellenti. È un ruolo che noi svolgiamo per il terzo anno con grande entusiasmo e con grande voglia di sensibilizzare e di avvicinarci non solo per il contatto con i bambini, ma proprio perché andiamo a risvegliare, speriamo di ridestare la curiosità in loro nei confronti di qualcosa che al momento non hanno ancora forse affrontato mai e magari però in futuro sicuramente ci entreranno in contatto. Quindi il diritto, la Costituzione, il rispetto, magari anche il rispetto di qualcuno diverso da noi, il rispetto delle regole, l'importanza delle regole quando si sta in gruppi o quando si vive in società, quindi proprio alla base di quello che poi si troveranno a vivere in futuro. Una cultura della legalità che già l'anno scorso noi abbiamo cercato di incentivare all'interno dei nostri istituti con grandi partner che sono stati relatori fondamentali in questo percorso formativo, parliamo di magistrati, di accademici, di forze dell'ordine che si sono impegnati durante l'anno scolastico a fare delle lezioni frontali ai nostri studenti. Il comune di Teggiano è diventato un progetto cardine affinché proprio le nostre giovani generazioni, futuri cittadini del domani, possano capire quelli che sono i valori fondamentali della storia repubblicana e i valori su cui si è costituita la nostra nazione. Importante stamattina essere qui e condividere anche quest'anno un progetto importante. I complimenti vanno sicuramente all'amministrazione comunale di Teggiano per averci coinvolto nuovamente. Siamo felici perché partire dalle scuole è il percorso più importante per cercare di diffondere alcuni principi che oggi, nostro malgrado, non sono tanto né utilizzati né diffusi come dovrebbero all'interno delle scuole e all'interno soprattutto delle giovani generazioni. Ci vuole forza, ci vuole abnegazione, ci vuole soprattutto amore verso i giovani per credere in queste iniziative. Come banca abbiamo sempre la volontà e la forza di stare vicini al territorio, stare vicini ai giovani, perché la crescita di questa terra, come spesso diciamo, dipende soprattutto da loro.